Che? Gioppo! Buonasera a tutti, grazie della visualizzazione. Quest'oggi parliamo del 31esimo classico Disney, un film del 1992. Sto parlando di Aladdin. Questo film mi è piaciuto. Dite, Ciapo, sei un cagacazzo, non ti piacciono i classici Disney, magari lo fai anche apposta per avere visualizzazioni, fai le haters. No, non è vero. Aladdin è un film che mi è piaciuto anche tanto, e adesso andiamo piano piano a vederlo nel dettaglio. È vero che mi è piaciuto, questo non significa che non ci siano delle cose che non mi siano tornate. Già il film parte con questo tizio, questo venditore ambulante che arriva in cammello e ci vorrebbe essere questa piccola parentesina comica con il cammello che è stremato e non ne può più di camminare. Io l'ho trovata agghiacciante. Questo tizio arriva cantando, no? La canzone che più o meno ricordiamo tutti, Nelle notti d'Oriente. No, la ricordiamo, scusate per il mio esploa canoro. Questa canzone vorrebbe portarci all'interno di questo fantastico regno, no? Di Agrabah, questo luogo che si ispira un po' al Medio Oriente. Non mi torna un cazzo questa canzone, sinceramente. Vi spiego perché. Non mi torna perché chi si definirebbe mai orientale o occidentale? Cioè, sì, io sono occidentale, ne ho coscienza, però se devo parlare del mio paese di origine, non parlo dell'Occidente, parlo dell'Italia, ok? Quindi lui dovrebbe parlare da agrabiano, non da orientale, anche perché voglio dire, l'Oriente è una bella fetta, l'Asia è una bella fetta, ci sono di mezzo Cina, Giappone, un sacco di altre robe, non soltanto il Medio Oriente, l'Arabia, eccetera, eccetera. Quindi con che diritto tu mi stai rappresentando l'Oriente come se fosse tutto quello che mi stai facendo vedere? Non è così. Cazzo, è come se un pugliese canta Nelle notti d'Occidente fra i Trulli e il Gargano. Cioè, non ha senso. Non ha senso questa cosa. Un pugliese parlerà o della Puglia o dell'Italia, si definirà così. Non come l'Occidente, che l'Occidente ha di mezzo anche l'America, l'Europa, la Germania, roba che non c'entra un cazzo con l'Italia. Invece no, questo qui parte definendosi membro dell'Oriente e quindi lui la massima rappresentazione di quello che c'è là, quando non è così, ok? Oltre a questo, altra cosa che non mi è mai tornata, sinceramente, questo va al di fuori di Aladdin, è la divisione fra Oriente e Occidente. No, perché sapete, finché c'è il nord e il sud, abbiamo l'asse terrestre, abbiamo i poli magnetici, il nord e il sud sono ben definiti, no? Ma l'Occidente e l'Oriente, l'Est e l'Ovest, cioè, è una sfera, Cioè, non è... Come cazzo fai a dire quello è l'Est e quello è l'Ovest? Ci sarà un Est e un Ovest a seconda di dove ti trovi. Ma non è che tu sei ad Est o sei ad Ovest. È una divisione che secondo me non ha mai avuto il minimo senso. Questo tizio vuole venderci delle cianfrusaglie e a un certo punto tira fuori una lampada e ci comincia a raccontare la sua storia. Ed ecco che da qui parte il film vero e proprio. Si vede Jafar, che è il gran visir di Agrabah. Non sono citazioni di Aldo, Giovanni e Giacomo, tranquilli. Insomma, riesce a trovare i due pezzi di scarabeo dorato che, unendoli insieme, ti porta fino alla caverna pantera che apre la sua bocca e al suo interno sono contenuti tesori incredibili, ivi compresa la lampada magica. Arrivano lì, Jafar dice al suo scagnozzo: ok, scendi, mi raccomando, portami sulla lampada, non toccare niente finché non mi avrai portato sulla lampada, perché Jafar sa bene che se il tizio comincia a rubare oro automaticamente si chiude la bocca e quello ci rimane secco, perché non so per quale arcano motivo all'interno di quella caverna si può prendere solo la lampada. Quindi il tizio entra dentro ma non fa in tempo a mettere i ciampini dentro, perché si chiude la bocca della pantera, se lo mangia, lo sputazza. E gli dice a Jafar: questo tizio non può entrare, io ho bisogno di un diamante allo stato grezzo, no? Il cuore puro, le classiche stronzate da Saiyan, ok? Quindi ho bisogno di un diamante allo stato grezzo, devi trovarlo perché finché non troverai lui non potrai accedere alla caverna. Allora Jafar dice: porco cane, chi cacchio è il diamante allo stato grezzo? Ed ecco che subentra, ovviamente, subito dopo questa sequenza, il personaggio di Aladdin, il protagonista. Il protagonista Aladdin, questo ladruncolo che all'inizio doveva avere 13 anni, decisamente
piccolo, poi dopo, perché si doveva rifare a Michael J. Fox, invece alla fine si sono basati su Tom Cruise e l'hanno reso diciottenne. Comunque c'è Aladdin, questo ladruncolo, che vive di stenti di quello che riesce a rubare, e c'è tutta la sequenza cantata in cui lui scappa dalle guardie, ha rubato un tozzo di pane, eccetera eccetera. E da qui si fa vedere che fondamentalmente è un ladro buono, perché riesce a rubare il tozzo di pane, sta per mangiarlo, ma ecco che vede due bambini in difficoltà. Allora gli dispiace mangiare il tozzo di pane, lo spezza in due, doveva darlo alla scimmia, invece prende il suo pezzo e lo dà a questi bambini. Anche la scimmia fa lo stesso a V. I bambini ringraziano, se lo mangiano, e si fa vedere che lui è bravo. Non mi è tornato troppo questo personaggio. Mi piace molto Aladdin, sia chiaro, come persona. Il problema è che me l'hanno contestualizzato non troppo bene. Perché questo qui è un ladro, ma il film non ti spiega perché ruba. Cioè, io vedo un ragazzo sveglio, in buona salute, che per tirare avanti ruba. Dice addirittura, se tu vuoi mangiare devi rubacchiare, è una vecchia storia che nessuno cambierà. Determinista quasi, cioè lui ruba perché deve, è l'unico modo che ha per sopravvivere. È possibile che Aladdin, scaltro com'è, in forze com'è, non riesca a trovare un lavoro, un altro modo per sopravvivere? Non lo so, mi passa un po' il messaggio... Cazzo che ganzo, perché è un ladro, un po' alla Lupin terzo, però Lupin è uno shonen, ok? Non è per bambini. E è un po' anche alla Robin Hood, se vogliamo vederlo così, ma non viene mai esplicitato. Aladdin non ruba ai ricchi per dare ai poveri. Aladdin ruba neanche dei ricchi, dei mercanti, per dare a se stesso. Cioè, un po' debole da questo punto di vista, però viene detto che ha il cuore puro, è il diamante allo stato grezzo, quindi sicuramente lo fa per buone cause. Non lo so. I ragazzini cominciano a giocare dopo aver mangiato il tozzo di pane, corrono per la strada e proprio in quel momento sta passando un principe che si sta recando a palazzo del sultano, perché il sultano deve dare in moglie sua figlia, e questi due bambini li tagliano la strada. Questo principe, pronti via, prende una frusta e cerca di frustarli. A questo punto c'è una scena ridicola, perché Aladdin si tuffa in mezzo, pone il suo braccio fra la frusta e i bambini, la frusta si avvolge intorno al suo avambraccio e non si fa niente, l'uomo d'acciaio, che cazzo è? Ma veramente, cioè, Disney, quantomeno dagli un bastone, dagli qualcosa con cui ha parato il colpo. Cazzo, il suo braccio nudo e crudo così, ma siamo lì fuori, veramente? Non lo so. Sa di fatto che da qui parte una colluttazione verbale in cui si insultano il principe e Aladdin, e si lascia trapelare come Aladdin vorrebbe ovviamente essere pieno di soldi, vorrebbe non essere uno straccione, e il principe rincara la dose e gli dice: sei uno straccione, rimane per sempre uno straccione, tanti saluti, e se ne entra al palazzo del sultano. A questo punto la scena si sposta su Jasmine. Jasmine è un bel personaggio, veramente un gran bel personaggio. Intanto è una delle principesse Disney con le ovaie, ok? Cioè veramente una ragazza sprint che sa cosa vuole, una ragazza che non ha paura di esprimere la propria opinione, una ragazza che non ha paura di affrontare le avversità, anche se non è propriamente preparata al mondo al di fuori del castello. Ecco, è anche molto particolare, perché credo che sia l'unica principessa Disney a non essere la protagonista del film a cui appartiene. La sua rappresentazione però mi ha dato qualche dubbio, perché io non è che sia informatissimo di quelle che siano le abitudini medio orientali, e soprattutto non so nemmeno in che epoca si svolga Aladdin, qual è il periodo storico. Una cosa la so: mi sembra strano che le donne all'interno dei paesi arabi, islamici, eccetera, vengano trattate a quel modo. Parlo da ignorante, eh? Non credo che ci sia una corretta rappresentazione di come la donna sia immersa nel mondo islamico, e che si tratta di mondo islamico è sicuro, perché ci sono dei riferimenti ad Allah da parte del sultano, quindi sicuramente è mondo islamico. Perché dico questo? Perché fondamentalmente è mezza ignuda, ok? E che io sappia, non so da quando il mondo islamico ha cominciato ad applicare il burqa, eccetera, eccetera.
però mi sembra molto strano che sia senza veli, senza coperture, senza niente. Non lo so. Sta di fatto che comunque il mondo medio orientale ha sporto diverse anche denunce nei confronti della Disney, perché dice che si è data un'immagine stereotipata del loro mondo. E sono abbastanza d'accordo con loro. Se la Disney mi avesse fatto un film ambientato in Italia, che non sia Pinocchio, Pinocchio più avanti con gli anni, un film ambientato in Italia con dei mafiosi baffuti che aprono pizzerie, e mi sarei incazzato anch'io. Quindi diciamo che Agrabah non esiste e quindi magari è un universo alternativo, mettiamola così. Jasmine è obbligata per legge a sposare qualcuno. Questo a Jasmine non gli sta bene, perché vorrebbe sposarsi per amore, ma in realtà proprio dice di non aver proprio bisogno di un uomo, cioè perché si deve sposare? E qui salta fuori il personaggio del sultano, bellissimo personaggio anche lui, che le dice: Jasmine, il problema è che io non ci sarò per sempre, c'è bisogno di qualcuno che si prenda cura di te. Un modo di vedere il mondo molto maschilista, sicuramente. Però il padre, da uomo consapevole della situazione che si sta vivendo, quantomeno ad Agrabah, vuole semplicemente il bene per la figlia. Non lo fa perché vuole mantenere la figlia in uno stato di segregazione. Lo fa perché crede che si tratti del suo bene. Quindi è sempre la figura genitoriale che parla. Lo fa per il suo bene, non lo fa perché vuole mantenerla segregata, ok? Jasmine scappa. Jasmine scappa perché dice: io non voglio essere obbligato a sposare qualcuno, soprattutto dei principi palloni gonfiati. Nottetempo saluta Raja, la sua tigre, e se ne va, riesce a fuggire. Arriva al mercato, c'è la scena del mercato, ce la ricordiamo tutti, c'è un bambino che ha fame, lei prende da un bancone una mela, gliela dà, salta fuori il tizio del bancone che gli dice: oh, quella mela me la devi pagare. Lei dice: pagare? Si vede che non ha mai pagato niente nella sua vita. Allora il tizio, per far rispettare la legge del taglione, gli piglia il braccio e fa per tagliargli la mano. Sopraggiunge Aladdin, che l'ha vista alla distanza, e la salva facendo finta che sia incapace di intendere di volere, spacciandola per una che non c'è con la testa. Ora, piccola parentesi, c'è un punto dove Jasmine dice: pagare, giusto? Ma cosa vuol dire pagare? Però poi dopo si rimangia quello che ha detto, perché dice: ah, guardi, la porto da sultano e lui darà tutto l'oro che vuole. Quindi in realtà Jasmine è consapevole di che cosa significhi pagare, però se l'ha dimenticato. Un po' debole quella scena, un pochino debole. Sa di fatto che Aladdin la salva, fa finta che sia la sua sorella un po' rimbambita, e in questo modo riescono a scappare e Aladdin la porta a casa sua. Si tratta di una catapecchia, casa di Aladdin è una catapecchia che si trova in cima ad una torre, e abbiamo Jasmine e Aladdin che sono attratti l'uno dall'altra. Giustamente, cioè hanno passato un momento molto particolare, sono due ragazzi giovani e adolescenti, ci hanno voglia e nessuno deve negargli questo diritto. Ho apprezzato tantissimo che nessuno parli di vero amore. Oh. Il discorso vero amore a sto giro è mandato a fanculo. Sì, sicuramente poi alla fine sarà vero amore, quel cazzo che vuoi. Però non c'è un discorso di vero amore. C'è un discorso di mi piace questo ragazzo, mi piace questa ragazza, come è giusto che sia. L'hanno presa easy, sono molto contento di questo. Ed è bello anche per un altro motivo, perché si vede Aladdin che si sente in trappola, si sente prigioniero per quella che è la sua situazione di straccione. Ha un fortissimo desiderio materiale Aladdin, vorrebbe tantissimo essere un principe e avere un sacco di soldi. Al contempo però abbiamo la principessa che è piena di soldi, può avere tutto quello che vuole, eppure si sente in trappola lo stesso. Si sente comunque in trappola. È bello perché abbiamo questo dualismo, no? Il poveraccio che si sente in trappola, la riccona che si sente in trappola, e poi salterà fuori anche il personaggio del genio. Lui ha la magia, cazzo, ma anche lui è in trappola. Sono tutti personaggi in trappola. I tre personaggi principali si ritrovano in questa situazione. E a questo punto qua uno si chiede: cazzo, la magia, no? Le ricchezze, no? Che cosa può salvare questi personaggi? Qualcun altro. La risposta è qualcun altro, perché alla fine quello che cercano Jasmine e Aladdin
non è tanto la libertà, è la libertà di amare per Jasmine. E per Aladdin non ne sono tanto le ricchezze, ma è trovare la propria ricchezza, qualcuno da amare. Idem con patate per il genio, che ha bisogno di qualcuno, di un amico come lui, che lo liberi dalla maledizione. È molto bella tutta questa metafora che c'è dietro sull'importanza del sentimento a rispetto delle cose materiali. È vero che poi avere tante cose materiali sicuramente aiuta, però c'è questa metafora grandissima all'interno di Aladdin che non può non passare inosservata. Il film torna su Jafar. Sì, perché Jafar si dimostra essere avidissimo. Perché dico avidissimo? Perché cazzo, questo tizio qui ha poteri magici. È in grado di controllare il sultano tramite ipnosi, ok? Cacchio, va nel suo scantinato e c'ha una macchina che genera temporali, ok? Temporali, sapete cosa vuol dire poter realizzare la pioggia in mezzo al deserto? Questo tizio qui già di suo ha dei poteri incredibili. Vuole di più. Vuole la lampada magica. Ma che cazzo te ne fai? Cioè, hai tutto, rilassati, hai tutto. No. Lui vuole la lampada magica e vuole il diamante allo stato grezzo. Quindi prende l'anello del sultano e tramite un maleficio con questi temporali, con i fulmini, che tra l'altro vanno a trazione animale, come Iago che va sul tapirulan praticamente per far funzionare questo macchinario. Insomma, riesce a rintracciare Aladdin e scopre della principessa che è sfuggita e allora fa 2+2 e fa presto, gli manda le guardie e ordina alle guardie di incarcerare Aladdin con la scusa di aver rapito la principessa. Sono molto belli gli intrighi di questo film Disney, molto articolati. Continua l'intrigo, Aladdin viene incarcerato e la principessa viene riportata a castello e Jafar fa credere alla principessa che Aladdin sia stato decapitato per averla rapita. Questo è un ottimo modo per farlo sparire, perché poi nottetempo Jafar, che ha anche dei poteri trasformistici a quanto pare, Jafar sotto forma di vecchio si fa trovare da Aladdin nelle segrete, lo aiuta ad evadere e con la scusa di ricchezze infinite lo porta finalmente alla caverna. Aladdin ha scoperto che Jasmine è la principessa ed ecco fatto che tutti i suoi complessi di inferiorità vengono fuori, perché dice: cazzo, è la principessa, io sono un poveraccio, chissà che figuraccia che ci ho fatto. Ed è bellissimo che Jafar gli dice: guarda che ti faccio trovare così tanti soldi che poi dopo riuscirai a diventare interessante per Jasmine. E Aladdin gli dice: ma no, non sono un principe, la legge vuole che lei sposi un principe. E Jafar gli dice una cosa bellissima, cioè bruttissima, ma allo stesso tempo bellissima, perché è una perfetta rappresentazione della nostra società. Legge numero uno: chi ha l'oro delle leggi se ne infischia. Porca troia. No, chapeau, veramente molto esplicativa questa cosa. Arrivano alla caverna tigre, la tana delle tigri praticamente, e c'è Aladdin che riesce effettivamente ad entrare dentro, la caverna gli permette di entrare, lui arriva, conosce il tappeto, raggiunge la lampada, la prende, fa per tornare indietro, ma ecco che Abu prende della roba, non so perché Abu sia potuta entrare tranquillamente mentre il tizio precedentemente era stato mangiato, non lo so. Abu prende dell'oro, allora si incazza la pantera, casini di casini, fa per uscire, riesce grazie al tappeto a raggiungere quasi l'uscita, Jafar gli dice: dammi la lampada, sembra che gliel'abbia data, invece Abu gliel'ha rubata, vi faccio lo spoiler prima di arrivarci. Insomma, morale della favola, si chiude la tana delle tigri con Aladdin dentro che rimane lì anche con la lampada. Vabbè, ve la faccio breve, caso fortuito, sfrega la lampada perché non si legge bene qualcosa, salta fuori il genio. Personaggio nel genio, è un personaggio che io immagino, potendosi muovere nello spazio-tempo, conosce anche tante cose nel nostro mondo attuale, vedi tutte le citazioni che fa. Secondo me fa troppe citazioni il genio, ne fa decisamente troppe, mi ha quasi infastidito e mi sono chiesto per quale motivo hanno creato questo personaggio che così facilmente mi va fuori contesto. Che è ganzo da un certo punto di vista, però cazzo, troppo fuori contesto. Perché Disney hai fatto questa scelta? Anche perché
di rado lo fai. Ho scoperto perché è stato il buon Robin Williams, pace l'anima sua. Lui, quando si metteva lì e doveva interpretare letteralmente il genio, non gli venivano date delle battute vere e proprie, gli dicevano più o meno devi arrivare a questa conclusione. E quello partiva, improvvisava, faceva i cazzi suoi. E questo è il problema. Quindi hanno contato che per fare questo film Robin Williams ha fatto più di 52 citazioni diverse, una fraccata, e non sono state ovviamente prese tutte. Alla fine la Disney ha dovuto fare una cernita. E sono così tante perché Williams se ne è un po' forse approfittato, non lo so. Sta di fatto che è venuto fuori un personaggione che è stato poi degnamente reinventato dagli adattatori italiani, che hanno fatto secondo me una gran fatica a italianizzare tantissime citazioni americane come quelle che ha fatto Williams, e interpretato secondo me magistralmente da Proietti, che è un grande del nostro teatro cinema italiano. A questo punto il genio salta fuori, tutta la fase di Un amico grande come me, quella canzone fantastica, e c'è il punto in cui il genio spiega chi è. Lui ha poteri magici, però ci sono delle cose per le quali lui non, oltre le quali lui non riesce ad andare, ha dei limiti fisici fortissimi, limiti magici fortissimi, che sono, bellissimo, non può far risuscitare i morti, non può uccidere e non può creare il vero amore. Ecco, se te mi parli di vero amore in questo senso, lo accetto. Cioè un qualcosa di così aulico, di così inarrivabile, che nemmeno la più potente magia del globo riesce ad arrivarci. Ivi compreso il non uccidere, nessuno dovrebbe mai permettersi di uccidere. C'è un egoismo così grande da riuscire a strappare la vita di qualcun altro. Nemmeno la magia ci riesce, soltanto l'odio ci riesce, ecco. E il non risuscitare i morti, cioè il non andare ad influenzare quello che è il legittimo scorrere della natura. Con questo non sto escludendo il curare le malattie, sia chiaro, ma la volta che purtroppo la morte è sopraggiunta si sta parlando di un limite che non dovrebbe essere oltrepassato, forse perché si entra in altre giurisdizioni, non lo so. Dopo questa roba fantasmagorica, ecco che c'è una cosa che non mi torna, cioè il genio può far esprimere massimo 3 desideri, ma ecco fatto che con un metro truffaldino Aladdin riesce a farsi prendere e portare fuori dalla caverna senza bisogno di esprimere niente, perché gliela butta là come sfida, secondo me non ce la fai, e lui gli dice, ah sì, guarda un po' che ce l'ho fatta. Non mi è piaciuto, potevano sfruttare la faccenda in altri modi, un po' una leggerezza da parte della Disney. Quindi il genio dice, va bene, quali sono i tuoi desideri? E c'è Aladdin che gli dice, genio, guarda, c'è questa ragazza che mi piace tantissimo, ma lei è una principessa. E il genio ripete, guarda che io il vero amore non lo posso manipolare. No, ma non è questo, però mi piace. Allora facciamo una cosa, Al, facciamo così, io ti faccio diventare un principe, va bene? Poi, ma grazie a questa cosa, magari riuscirai a conquistarlo. E Aladdin gli dice, va bene, genio. Altro punto bellissimo. C'è Aladdin che gli chiede all'inizio, genio, ma tu che cosa desidereresti? Cioè, proprio a dimostrare la purezza di cuore di Aladdin, no? E il genio ci rimane, perché dice, cavolo, in tutti questi millenni a me nessuno mi ha mai chiesto cosa desidero. Cioè, vedete la percezione dell'altro, l'importanza di questo, l'empatia nei confronti dell'altro. E il genio vorrebbe essere libero. Allora Aladdin gli dice, ascoltami, se tutto fila liscio con la principessa, il mio ultimo desiderio sarà quello di liberarti. Oh, perfetto, fanno il patto, e quindi il genio, tutto contento, fa diventare Aladdin il principe Ali Ababwa. Aladdin arriva a castello, arriva con i fakiri, le scimmie, eccetera, eccetera, la canzone di Ali Ababwa la conosciamo tutti, fantastica. Insomma, arriva, piace subito al sultano, Jafar si incavola perché dice, che cazzo, cos'è venuto a fare questo tizio qua dentro, rischia di scombinarmi i piani. E quello che mi sono chiesto fin da subito è, ma come cazzo fai a non riconoscerlo? Anche Jasmine, come cazzo fa a non riconoscerlo subito, immediatamente, che quello lì è Aladdin? Cazzo, è clamorosamente lui. Cioè, sapete, Zorro
ha l'alibi di quella mascherina di merda. In paese, quando c'è Zorro, non c'è Don Diego della Vega, che ha gli stessi baffi, stessa corporatura, stesso tutto. Nessuno capisce che è Don Diego della Vega e Zorro. E vabbè, Clark Kent, idem con patate, cazzo, ha un paio di occhiali, come fai a non riconoscerlo? Però hai l'alibi degli occhiali, e va bene. Sailor Moon è lei, idem Aladdin, cioè questi quattro sono da annoverare fra i compaesani più coglioni in assoluto nella storia delle serie televisive e cartoni animati in generale. Ad ogni modo, vabbè, nessuno riconosce Aladdin, e quindi lui si spaccia per il principe Ali Baba, però comincia a fare il pomposo perché dice: cazzo, i principi si comportano così, quando invece a Jasmine interessa soltanto Aladdin, cioè la persona dal cuore puro che ha conosciuto al mercato. Molto bella anche questa cosa. Dopo diversi problemi con Jasmine, che non se la fila per niente con quell'Aladdin così pomposo, ecco che allora lui decide di tornare se stesso. E così, grazie al tappeto volante, avere un tappeto volante aiuta, sicuramente, grazie al tappeto volante, cazzi e mazzi, fanno il giro del mondo, il mondo è mio, cazzi e mazzi, eccetera, eccetera. Insomma, sboccia l'amore, il volersi bene, nessuno parla di vero amore, quindi chiudiamola lì. Scatta la congiura. Jafar, che partiva dal presupposto di riuscire a sposare Jasmine per diventare sultano, si vede arrivare il principe Ali Baba e allora fa in modo di farlo sparire. Si mette d'accordo con le guardie, che prendono Aladdin, lo legano come un salame e lo buttano giù dalla scogliera. Tra parentesi, perché non sgozzarlo prima di buttarlo giù dalla scogliera? Vabbè, salta fuori il genio che dice: oddio Aladdin, stai morendo, chiedimi di liberarti, chiedimi di salvarti. Aladdin fa un cenno con la testa, perché è il galleggiamento, non per altro, ma il genio lo interpreta come un sì e quindi lo salva. Tra parentesi, ci sono diverse occasioni in cui il genio sposta fisicamente Aladdin senza che lui lo desideri, quindi mi domando perché questo deve contare come desiderio utilizzato. Non lo so, l'utilizzo dei desideri da parte del genio è un pochettino troppo arbitrario, secondo me, decisamente poco sviluppato, ci vorrebbero dei termini, dei regolamenti un pochino più precisi. Che poi Jafar, che quello è Aladdin, non se ne è ancora accorto. Quindi, cioè, tu hai ucciso un principe, il principe di un altro paese che potrebbe muovere guerra ad Agrabah? Perché lo hai fatto? Sei un coglione incredibile. Cioè, tu sei in grado di ipnotizzare la gente. Ipnotizzalo. Fagli qualsiasi altra cosa, ma non lo uccidere, Jafar. Hai un po' failato a sto giro. Aladdin riesce a sopravvivere grazie al genio ed ecco fatto che va, sgama Jafar per quello che ha combinato. Jafar capisce finalmente, cazzo, che lui è Aladdin, quindi fa 2 più 2, riesce a fuggire, le guardie stanno per catturarlo, le guardie quelle fedeli al sultano, riesce a fuggire Jafar e a prepararsi per la sua vendetta. Aladdin si ritrova che presto diventerà moglie di Jasmine e quindi diventerà il nuovo sultano in un futuro prossimo. E comincia ad essere spaventato. E il genio gli dice: Al, ti ricordo che l'ultimo desiderio era di liberarmi. E Aladdin gli dice: guarda, io ora come ora ho bisogno di te, io non posso liberarti ora. Quindi il genio se la prende a morte, perché dice: vabbè, ma guarda un po', non potevo aspettare niente di meglio, di diverso, perché tanto lo sapevo che sarebbe finita così. Si incazza, Aladdin è in una situazione psicologica abbastanza pressante, e quindi anche lui comincia a prendersela con Abu, col tappeto, con tutti, insomma si inimica tutti. Approfittando delle sue capacità di imitatore, Iago riesce a mettere le mani sulla lampada. E io mi chiedo, Aladdin, perché quella lampada non te la porti dietro sempre, ovunque vai, qualsiasi cosa fai? Orco cane, io me la legherei addosso fisicamente, la lampada dei desideri. Comunque, vabbè. Iago riesce a rubare la lampada, la porta a Jafar e si parte con la sequenza finale, in cui Jafar spreca desideri come un coglione, cioè perché prima gli dice: genio, voglio essere sultano. Perché? Perché passa subito al desiderio successivo, voglio essere lo stregone più potente del mondo. Cazzo, è un signor desiderio. Aladdin, tra parentesi, lui ha superpoteri, arriva Aladdin e cerca di salvare il sultano e Jasmine. E giustamente che cosa fa Jafar? Dice: lo uccido? No,
do tipo un colpo alla golf e ti sbatto in Tibet con la torre, non so perché. Uccidilo già che ci sei, no? Vabbè, già che aveva provato a ucciderlo altre volte. Niente, devono sempre failare i cattivi. Per fortuna anche il tappeto volante finisce in Tibet con Aladdin, quindi Aladdin torna. Torna, c'è Jafar che chiede di diventare lo stregone più potente del mondo, ve l'ho già detto, parte la colluttazione e bellissimo, poi c'è questo punto con il genio che è come in fantasia, diventa il demone dell'ultimo passaggio di fantasia, molto bellino. Comunque, alla fine Jafar viene sconfitto, come? Grazie ad una fregatura incredibile. Aladdin gli fa notare come sì, è lo stregone più potente mai esistito, però non sarà mai potente come il genio. Il genio potrà sempre riuscire a strappargli i poteri se vuole. E allora Jafar fa presto. Genio trasforma anche me in un genio. Ecco fatto che Jafar ci rimane fregato perché i geni sono obbligati a stare dentro le lampade. Quindi Jafar viene obbligato in una lampada, il genio prende il genio quello effettivo, non Jafar genio, prende la lampada di Jafar e la lancia via. E quindi Jafar sembrerebbe essere sconfitto, poi tornerà nei sequel, vabbè. Evviva, evviva, evviva! Ora però Aladdin ha ancora uno straccione, il genio gli dice: Aladdin, una ragazza così non la troverai mai più, dai, chiedimi di farti tornare un principe e buonanotte. E invece Aladdin gli dice: no, io voglio il genio che tu sia libero. Quindi il genio viene liberato, evviva, evviva, evviva! Il sultano decide soltanto ora di cambiare la legge, perché in quanto sultano poteva farlo già da prima. E quindi Jasmine può sposare chi cazzo vuole, dice: io voglio lui, scelgo lui. Bello che tra parentesi è lei che sceglie lui e non il contrario. Leggermente in opposizione a quella che è la realtà islamica, comunque vabbè. Insomma, alla fine vissero tutti felici e contenti con il genio che una volta libero, cioè è il mago più potente del mondo e se ne va non so dove. Che dire di questo film? Un filmone, un capolavoro, grandissimi, bellissimi temi trattati bene, non è un film che vuole strafare, è un film che rimane molto, fra virgolette, con i piedi per terra, un film che i bambini devono vedere, secondo me, perché è la massima espressione di come l'importante non siano le cose materiali, ma lo stare bene, che è un'altra cosa. È molto bello questo. L'unico appunto che faccio è sul discorso di Aladdin che ruba a prescindere e non ti contestualizzano il perché. Questa è una cosa degna di nota. Il genitore che fa vedere questo film al bambino dovrebbe stare attento a come questo messaggio passa. E siamo arrivati al momento, signori, del miglior personaggio. Chi sarà secondo voi il miglior personaggio di questo film? Lo so che è scontato, ma non posso non dargli il premio miglior personaggio. Il genio, cazzo, il genio. Il genio della lampada è uno dei miei preferiti personaggi Disney perché ti fa vedere come la quasi totale onnipotenza ti rende non un cattivo, ti rende un cazzone incredibile. Secondo me chi ha l'onnipotenza è un cazzone perché non desidera nulla, o è un depresso o è un cazzone, secondo me. Il genio della lampada è questo personaggio così frizzante, così allegro, sebbene la sua condizione comunque anche di prigionia, perché è vero che è quasi onnipotente, però ha questa piccola magagna, però vive in eterno, ha dei poteri incredibili, si trasforma, fa quello che vuole, vabbè. Miglior personaggio ha il genio della lampada. Signori, se siete d'accordo con noi un bel mi piace, se non siete d'accordo un bel mi piace lo stesso. Da Kenny c'è poi tutto, ci vediamo con il prossimo classico Disney.